Il divieto di feste ed eventi pubblici nella notte di San Silvestro non ha spento un'altra discussa e discutibile tradizione, quella di botti e petardi a Capodanno, che sono scoppiati a dispetto di ordinanze che lo vietavano e che intimavano anche multe fino a 500 euro. È il caso di Fano e Mondolfo, dove rimangono tuttora vietati fino all'Epifania. Un'ordinanza anche a Urbino circoscritta al 31 dicembre, nessun provvedimento a Pesaro. Ma anche dove il divieto c'era, è finito per rimanere sulla carta. Dai quartieri di Pesaro, Pantano su tutti, a quelli di Fano, una tradizione che continua a essere un trauma annuale per gli animali domestici, cani in primis, stressati o terrorizzati in casa o, in alcuni episodi, fuggiti in preda al panico. Nel weekend appena trascorso, l'associazione Le Primule di Eva dell'EMPA di Pesaro ne ha cercati e riportati a casa una decina che avevano fatto perdere le tracce dai loro padroni e dai loro domicili. Le primule, che peraltro si erano già preparate, cioè questo gruppo di ricerca di cani e gatti smarriti, animali smarriti, che fa capo appunto all'EMPA, che è una costola dell'EMPA, si era già preparato, lo immaginava, e in effetti il primo e il due sono stati i giorni di ricerca, proprietari disperati, piangenti e ricerche a tutto tondo. Comunque, fortunatamente, un po' di questi animali sono tornati a casa una volta che si sono calmati, e altri invece sono stati ritrovati spaventati ancora. Abbiamo avuto cani con crisi epilettiche, gatti che ancora sono nascosti da qualche parte dentro casa e non riescono a venire fuori dalla paura. Il lieto fine della ricerca di cani e gatti in fuga non ha tolto lo stress evidente a cui sono sottoposti gli animali che trascorrono questo evento traumatico. Abbiamo ricevuto già prima della fine dell'anno chiamate da proprietari che volevano cercare di mettere in sicurezza, diciamo, i propri cani, soprattutto perché ne risentono soprattutto loro, e con la richiesta di alcuni tranquillanti, perché chi già c'era passato precedentemente o chi comunque si trova a dover affrontare questo periodo con un cucciolo, diciamo sì che siano stati contattati per avere consigli su come comportarsi. E ovviamente ci sono cani che sono più sensibili di altri, facciamo presente cani cardiopatici che già di loro si agitano, che non dovrebbero agitarsi, oppure animali che sono particolarmente più sensibili, quindi sicuramente se si trovano in una zona dove alla scoccare della mezzanotte iniziano a sparare, vanno incontro a crisi di panico che sono molto spesso ingestibili da parte dei proprietari, perché quando arriva un attacco di panico il cane non risponde neanche alle coccole, non si fa proprio tranquillizzare, quindi è un momento abbastanza critico per alcuni, non per tutti, però basti pensare anche ai cani che vivono nei box, cani da caccia, che anche loro si agitano, possono arrivare a rompere recinti, ed è successo, scappare. Ho letto su Facebook di un cane che ha divelto proprio una recinzione e l'hanno ritrovato il giorno dopo, quindi sì, sicuramente è un evento piuttosto traumatico per loro. E l'EMPA sottolinea come la problematica sia amplificata al di là degli animali domestici.